Abete legnami infissi, Sport 1 da 37 anni al servizio dello sport e Verde Sativa presentano il circuito calcistico d'Elite. Seconda giornata della Superlega del campionato Elite, si affrontano l'Ostia contro il Maccabi per uno scontro che vede le due squadre che si sono aggiudicate la prima giornata di campionato voler volare a punteggio pieno dopo la seconda. Con le mani, super intelligente. La gestione fa con la testa, la conclusione di prima intenzione, forse non troppo sicuro, Papa che in qualche modo respinge e poi sul secondo tapino è sempre presente. Traversone teso sul secondo palo, una deviazione e poi la conclusione da fuori che si alza superando la traversa della porta difesa da Papa, buona conclusione di Brannetti. Va Scicchitano col mancino, sicuro Ortame. Altro Kloss, sempre col mancino, stacco di testa in anticipo sul primo palo. Con il grandissimo stacco di testa di Riccardo Santilli. Giacinti sceglie lui di andare in profondità, buonissimo il lancio del capitano dell'Ostia, azione fotocopia di quella in precedenza, ancora una volta maroderà di no. Pio, colpo di testa per preda dei giocatori del Maccabi, poi un rimpallo che favorisce la valzata e la corsa di Carmosini che di testa centra la traversa, ma c'era fuori gioco l'Ostia che poi si distende sulla sinistra. Zuccari, buono Dantini che pensa alla conclusione da fuori, altra risposta del portiere che in due tempi la fa sua. Pressione dei giocatori dell'Ostia che poi devono anche liberare il pallone che rimane ancora lì. Troppo però strozzata la conclusione di Fiorentini. Fischio del direttore di gara. Traiettoria profonda sul secondo palo. Non esce Marchegiani che però la blocca con sicurezza. Il traversone sul secondo palo. Lo stacco con il mancino. Va a fare 2-0 Roberto Dantini che aveva sfiorato con un destro preciso e poi quando mancano poco meno di 10 minuti al termine raddoppia. Giacinti mantiene il possesso al numero 5 e poi ancora uno scambio sempre per Giacinti che arriva sul fondo, lo mette in mezzo e azione capolavoro per l'Ostia che con 2 minuti allo scadere la chiude definitivamente 3-0. Guidare la pressione dei compagni di squadra, attenzione perché il lancio questa volta è buono a scavalcare la linea difensiva, potrebbe arrivare anche il gol della bandiera del Maccabi che puntualmente arriva, scavalcato Marchegiani 3-1. Rimane molto largo Brannetti, non c'è però più tempo, sono 3 le firme dell'Ostia che la portano a punteggio pieno 2-2 e ad imporsi 3-1 sul Maccabi.